L'arrivo della neve ha messo in ginocchio la provincia di Isernia. Anche se annunciata da giorni, la Dama Bianca ha provocato inizialmente molti disagi. Automobilisti e camionisti sono rimasti bloccati fino a notte fonda sulla strada statale 17. Tutto è iniziato a causa di un tir senza catene finito di traverso lungo la carreggiata in territorio di Pettoranello del Molise. A seguire anche altri veicoli non equipaggiati hanno creato ulteriori danni al traffico. Fondamentale l'aiuto dei volontari del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana che hanno prestato soccorso sia agli automobilisti bloccati sulla Trinnina nei pressi di Sessano del Molise che sulla statale 17 presso il valico di Castelpetroso, distribuendo coperte e bevande calde. Soccorsa anche una famiglia di turisti con un bambino di soli 4 mesi. L'auto è stata scortata lungo un percorso alternativo in modo da evitare che il neonato passasse tutta la notte all'addiaccio. Aiutata inoltre anche una 25enne a bordo di un pullman che viaggiava in direzione Campobasso. La ragazza era in evidente stato di shock, ma per fortuna non si è reso necessario il trasferimento presso una struttura ospedaliera. Nel frattempo, dalla provincia di Isernia fanno sapere che il piano neve è attivo già dal 1 dicembre. Il piano neve in realtà è attivo dal 1 dicembre, come sempre, come ormai è tradizione ed è soprattutto organizzazione di questo ente. È chiaro che in queste ore abbiamo allertato maggiormente gli operatori che lavorano per la provincia sui vari centri neve in cui il territorio provinciale è diviso, in particolare la maggiore allerta riguarda quelle zone più sensibili, Alto Molise, Altissimo Molise, anche se nelle prossime ore diciamo un po' di nevicate, di criticità potrebbero esserci in quasi tutto il territorio provinciale, è evidente perché le previsioni sono quelle che in qualche modo stiamo vedendo. È ovvio che noi in queste settimane, nelle settimane scorse abbiamo lavorato per garantire anche la possibilità di smussare qualche criticità che in passato si è verificata. Lavorando e collaborando con le amministrazioni comunali abbiamo individuato delle potenzialità maggiori sul piano neve, in particolare nell'Altissimo Molise abbiamo ulteriormente potenziato i servizi. È chiaro che adesso ci attendiamo, se vogliamo, un po' la prova del 9, sappiamo benissimo che la neve poi ti avvisa, se vogliamo, come previsioni, ma non ti avvisa come imprevisti. È ovvio che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo quando le nevicate sono maggiori, però siamo organizzati per farvi fronte, sperando che ovviamente tutto fili liscio. Le condizioni perché tutto vada nella giusta direzione ci sono. Il territorio provinciale è dunque diviso in vari centri neve con operatori economici in allerta. Mezzi, noi consideri che il territorio provinciale ha una presenza molto capillare di mezzi che sono, come sappiamo, per lo più operatori economici privati, appaltatori della provincia, perché purtroppo la provincia non ha la possibilità da molto tempo a questa parte, ancora adesso, di procedere ad un ricambio a livello di squadra tecnica che sarebbe a dire il vero auspicabile, ma rispetto al quale non ci sono purtroppo ancora oggi i parametri. È ovvio che rispetto a tutto ciò abbiamo il territorio diviso in vari settori, in vari centri neve. Per ogni centro neve c'è un operatore economico che è allertato. È ovvio che nei territori più sensibili al tema neve c'è una maggiore presenza, una presenza più capillare rispetto a territori che hanno meno problematiche, dove la presenza è commisurata alle esigenze che si presenteranno. Nella giornata odierna il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, con propria ordinanza ha deciso di chiudere le scuole della città di ogni ordine e grado, decisione presa per non creare disagi agli studenti residenti nelle località limitrofe.